Un giorno, nel gennaio del 1970, prende un treno. Non è uno di quei viaggi che ama raccontare e che alimentano la sua leggenda. Vede il proprio volto riflesso nel finestrino del treno. Ha 42 anni, è povero. Per la prima volta nella sua carriera, nessun periodico pubblica i suoi fumetti. Va in cerca di lavoro a Parigi. Non sa ancora cosa proporrà al direttore della rivista Pif Gadget. Si affida al caso, sperando che gli venga un'idea durante il viaggio. Si chiama Hugo Pratt, senza la H e con una sola T. È nato in Italia il 15 giugno del 1927 ed è morto in Svizzera il 20 agosto del 1995. Ha vissuto 24.518 giorni, tutti il più intensamente possibile, e ha disegnato oltre 15.000 tavole. La sua è la storia di un uomo che ha creato un eroe, ma anche la storia di un eroe che ha segnato l'inizio di una nuova era del fumetto. Un giorno, quando ha 5 anni, passeggiando con sua nonna, si ferma a guardare un palombaro che riemerge dalle acque della laguna. Sua nonna gli regala un album da disegno, una matita, e gli dice: «Disegna quello che vedi». Pratt ha 61 anni quando disegna queste immagini all'inizio dell'ultima avventura di Corto Maltese. Quando il suo amico, lo scrittore Alberto Ongaro, gli dice che sta per finire un romanzo nel quale lui è il protagonista, Pratt è lusingato dal titolo: un romanzo d'avventura. Avventura, la sua parola magica, il suo totem. Ongaro prosegue: «Tu sei un avventuriero, ma alla stessa maniera di Cagliostro. La tua vita è un feuilleton, una serie di episodi che si snoda tra città, donne, mecenati da conquistare. Tu appari, seduci, domini. E le tue magie sono i tuoi disegni». Pratt era un uomo dalla grande personalità e aveva una particolare abilità nell'entrare immediatamente in comunicazione con il prossimo, che si trattasse dei tassisti che lo accompagnavano a Parigi o degli editori, dei giornalisti. Trovava sempre la chiave per entrare istantaneamente in contatto con le persone. Diceva: «Io sono un venditore di sogni, sono un commerciante di sogni. Devo venderli, capisci, Didier?» Lo ripeteva spesso, diceva: «In fondo sono i sogni la vera vita, non la realtà». Penso che quando disegnava esprimeva il massimo della sua intelligenza, ma era molto arguto anche quando parlava. Aveva la capacità di percepire, di capire le persone, di inquadrarle, di leggerle molto rapidamente. Pratt non colorava i suoi fumetti per una ragione molto semplice: non voleva perdere tempo. Guardando le sue tavole, mi pare di vederlo disegnare, perché è evidente la gioia che provava nel farlo. Era come se la sua energia passasse attraverso le mani per trasferirsi sulla tavola. Non esitava mai, e lo si può vedere nell'immediatezza del tratto, in certe linee, in certi disegni. Si può cogliere il suo spirito, il suo carattere, l'uomo che era. Un giorno, a Venezia, all'età di 15 anni, suo nonno tenta di costringerlo ad apprendere la sua stessa onorata professione, la podologia. Una cliente, la contessa Montana, offre il proprio piede al giovane apprendista. Ugo è colto da un'improvvisa pulsione: trafiggere ripetutamente il piede della donna con un coltello. Il nonno e la contessa gridano. Ugo vede se stesso infliggere le pugnalate, invaso da un misto di furia e gioia nel suo intimo. Non sarà mai un podologo, mai. Fin da giovanissimo, quando ancora era un illustre sconosciuto, lui sapeva che sarebbe diventato famoso. Ovunque andasse voleva essere fotografato. Quando era in viaggio diceva: «Scattatemi una foto per i giornali». Non c'era alcun giornale, ma voleva che fosse scattato una foto per la stampa. Nessun altro fumettista è stato fotografato tanto. Per quale ragione? Perché si vede come un personaggio,
Quando gli capita di dire «io» più volte, prova una sorta di vago malessere. In realtà pensa a sé come a Hugo Pratt. Pensa a sé come a lui. Quando ero ragazzo, lavoravo, giocavo. Andavo alla casa degli ebrei. E ricordo bene quegli scalini. Sono bellissime le corti che si trovano lì dietro. E alcune portano ancora nomi antichi, come la corte sconta, detta arcana, che significa corte nascosta o arcana. Arcana perché in passato gli ebrei vi praticavano la cabala. Suo nonno Eugenio Genero è ebreo, ma agli inizi degli anni 20 in Italia questo non gli impedisce di essere fascista. La mia famiglia era fascista. Erano tutti fascisti. Mio nonno è stato il fondatore del fascismo a Venezia. Io, che sono un disegnatore, posso farvi vedere il prototipo del fascista di quell'epoca. Erano tutti tipi minacciosi, come Mussolini, con la bocca atteggiata alla Mussolini. E cercavano sempre di... cercavano di emularlo, di essere come lui. Mi spiego? Camicia nera. Medaglia fascista. La sciarpa della marcia su Roma. Mentre suo nonno fotografa i membri della sezione fascista della Serenissima, Ugo vive sui tetti, dove nasconde i propri fumetti. Un giorno, nel 1939, vede questa pagina tratta da Terry e i pirati di Milton Caniff. Questa serie di immagini gli infonde la passione del fumetto. Nell'ultima vignetta l'immagine e la parola trionfano insieme. Ugo ha 12 anni e, dopo aver letto Terry e i pirati, capisce che disegnare e raccontare sono la stessa cosa, perché disegnare e scrivere sono gesti identici. A caccia di bufali. Va bene, dai. No, ma basta, signora mia, che siamo tutto il giorno qua insieme. Ciao. Mi parlava con il linguaggio dei segni dei sordomuti. Sordomuti. E io gli ho parlato col linguaggio gestuale degli indiani d'America e mi ha capito perfettamente. È interessante. Gli ho detto: ascolta, tu, noi, tu, io andiamo oltre la montagna, sulla pianura, con il sole a caccia di bufali. Perché gli piacciono gli indiani? A causa delle letture della sua infanzia, i romanzi di Zane Grey, di James Oliver Curwood, di Jack London, le epopee del Far West e del grande nord canadese. Ma serve una ragione alle passioni? In un giorno d'estate del 1933, quando Ugo ha 6 anni, sua madre lo lascia sulla spiaggia del Lido con la testa scoperta. Questo gli causa un'insolazione che provoca un'amnesia. Per 6 mesi non ricorda più nulla. Cambia scuola, viene inserito in una classe per ritardati mentali, finché recupera la memoria. Forse è a causa di tale esperienza che Corto, in molte delle sue avventure, perde la memoria e, in seguito a una caduta, si ritrova in un'altra dimensione. Dov'era stato Ugo in quei 6 mesi? Si inventa che sua madre, Evelina Genero, è appassionata di tarocchi e di astrologia e che conosce le pratiche occulte. La mamma di Ugo non era né una maga né una cartomante, niente di tutto questo. Le piaceva dare da mangiare ai gatti che frequentavano il suo giardino e ai piccioni. Se ne stava alla finestra a guardare la gente di passaggio, ma Ugo disprezzava tutto il lato materno della sua famiglia. Evita di farsi fotografare in sua presenza,
Nel ghetto, a una troupe televisiva venuta a intervistarlo, indica una vicina, spacciandola per sua madre. La sua immaginazione è il frutto dei mondi di sua madre e di suo padre, così come lui sceglie di raccontarli, le armi e la magia. Rolando Pratt è un membro della Serenissima. Nel 1937 partecipa alla conquista dell'Etiopia, decisa dal duce. Raccontava sempre che attraversando il canale di Suez, diretto verso l'Etiopia, ad Addis Abeba, aveva visto le file ordinate dei soldati inglesi ed era rimasto colpito dalla differenza con quelle degli italiani, tra i quali c'era anche suo padre, che era stato militare in Abissinia. All'età di 13 anni si arruola nella polizia coloniale accanto a suo padre. Sebbene non sia ancora un adulto, non è più un bambino. È già un uomo, senza età. Suo padre muore nel 1942 in Africa, in un campo di prigionia o sul ciglio di una strada. Ugo non lo sa. Tornato a Venezia, è perfettamente a proprio agio, pieno di vitalità, nel caos dell'immediato dopoguerra. Torna sui tetti della sua città e il fumetto, finalmente, diviene la sua professione. Con un gruppo di amici dà vita a una rivista chiamata Asso di Picche. Un giorno, nel 1945, accingendosi a firmare la sua prima pagina, decide che non si chiamerà più Ugo Pratt, bensì Hugo Pratt, con una H all'inizio e una T in più alla fine, a raddoppiare quella precedente come un'ombra. Un nome che non ha mai udito pronunciare, l'ha solo visto disegnato. Il tratto dei suoi primi fumetti è maldestro, sembra non conoscere le regole della composizione e dei giochi di ombre. È influenzato più che mai da Milton Caniff. Le immagini di Caniff fecondano la sua immaginazione, sono uno stimolo visivo al quale Pratt fa riferimento, fino a copiarle o semplicemente giocare con i ricordi che ha di esse. Guardava molto le opere di Milton Caniff e ogni volta diceva: «Ah, è perfetto! Queste vignette, questi tratti mi provocano emozioni che sento allo stesso modo, malgrado siano passati tanti anni». Ma è stato davvero il tratto di Caniff a svegliare in lui il desiderio di emularlo? No, è l'inchiostratura. Il piacere di inchiostrare, che Pratt indovina quando osserva le pennellate d'inchiostro. Ma mentre Caniff scrive le proprie storie, all'asso di picche Pratt deve accontentarsi di disegnare. Nel 1949 un editore di Buenos Aires nota Asso di Picche e invita l'intero gruppo in Argentina. Quando giunse in Argentina insieme agli altri tre italiani, Alberto Ungaro, Faustinelli e Ivo Pavone, fu lui a calarsi immediatamente in quella nuova realtà, integrandovisi subito. Pratt va a caccia di cinghiali, scala le vette della Patagonia, galoppa nella Pampa, va a letto con la figlia del medico di Petén, tra le altre, litiga e poi stringe amicizia con Dizzy Gillespie, recita nei fotoromanzi. Nel 1952 torna a Venezia per vedere sua madre e incontra Maria Vogerer, detta Guki, la sposa. Quindi riparte per l'Argentina con lei. La coppia ha due figli, Lucas e Marina, e si separa due anni dopo. Pratt disegna per i seguitissimi settimanali pubblicati da Avril. Qui vediamo una sorta di allusione, una macchia che descrive la luce su un periscopio di metallo. La lumeggiatura è molto approssimativa, ma il periscopio è più realistico di uno disegnato sulla base di un'osservazione dall'esterno. I suoi disegni attirano l'attenzione e così come lascia il segno sulle pagine in carta di bassa qualità dei periodici Horacero e Frontera, influenza anche i suoi lettori, alcuni dei quali diventeranno a loro volta maestri del disegno in bianco e nero. Sono ancora meravigliato come la prima volta che ho scoperto Pratt.
Questa sensazione non è scemata, anzi, forse si è intensificata. Il primo sergente Kirk era come bruciato dal sole. Ricordo che mi misi a studiare tutte le piccole linee che Pratt disegnava qui per dare forma al viso di Kirk, una sorta di linee danzanti. Ognuna di esse era piena di dinamismo e accurata. Il sergente Kirk nel 1953 gli serve per fare esperienza, per apprendere e per riempire lo spazio nelle tavole. Pratt era capace di animare tutto lo spazio attorno al segno, attorno alla linea. Come possono le linee essere in grado di trasmettere informazioni sulla realtà? Come può una palma in una scena notturna apparire una palma che si staglia contro un cielo bianco? Faceva apparire dei bianchi di tonalità diverse a seconda del tratto. La sensazione che si ha, osservando un disegno di Pratt o certi disegni di Van Gogh, è di avere qualcosa di meraviglioso che accade davanti ai nostri occhi. Sembra che il disegno aspetti il nostro sguardo per mettersi in moto, che le raffiche di vento che muovono le foglie in una foresta nordamericana o che accarezzano la superficie di un manto erboso si animino ogni volta che guardiamo il disegno, come se la scena si dipanasse proprio in quel momento. Di che cosa Pratt è tanto sicuro durante la sua folle giovinezza in Argentina? Quando è ubriaco, è convinto di poter volare. I suoi amici tentano di trattenerlo, ma si lancia dalle finestre e nelle trombe delle scale. Vuole tutto. Perché limitarsi quando si è in possesso di una tale forza? Difendere i propri piaceri a ogni costo, questo è l'eroismo. L'unica scelta che Pratt abbia mai fatto è il suo mestiere. Ernie Pyle nel 1957 è una serie tratta dalle cronache del corrispondente di guerra Ernie Pyle. Pratt non scrive ancora le proprie sceneggiature, l'autore è Hector Oesterheld. L'unico commento che Pratt è solito concedere riguardo ai suoi fumetti è: posso solo dire che i miei disegni sono espressionisti. Diventi espressionista perché sei un fenomeno in fase di sviluppo. Ogni disegno è un autoritratto. Quando rappresenti qualcosa, quel qualcosa ti rappresenta. Ti penetra. Perché l'esperienza argentina dovrebbe avere una fine? Pratt vi fa ritorno per una mostra delle sue opere a metà degli anni Ottanta. Vi torna spesso. Nessuna epoca della sua vita è mai conclusa. Non dimentica né una donna né un amico. Quanto a loro, come potrebbero dimenticarlo? Era già un personaggio e come tale viveva. Interpretava il personaggio di se stesso. Ognuno di noi, come vedete, fa quello che può di se stesso. Ma nel caso di Pratt, con il talento che aveva nel disegnare, che emergeva da ogni linea, la magia era assicurata. Nel 1959 a Londra disegna per l'agenzia Fleetway. Le sceneggiature che gli vengono affidate sono deboli, ma non certo le sue immagini, che portano il lettore nella realtà della guerra, della paura. Credo che il periodo londinese sia stato particolarmente difficile per Pratt. In un'occasione mi ha raccontato che laggiù aveva iniziato a bere molto e penso che il fatto di disegnare storie di guerra, di crisi, di dolore, di momenti molto drammatici abbia influito sul suo stile, come è evidente nella sofferenza che imprime nei volti dei personaggi. Pratt prende se stesso a modello. A Londra non si limita a disegnare, ma conosce un'attività che fino a quel momento non aveva mai praticato, l'attesa. Gisela Dester era la sua assistente a Buenos Aires. Gli aveva promesso di raggiungerlo, ma i suoi genitori inorridivano all'idea che potesse sposare un uomo del genere.
Un'altra cosa che mi aveva raccontato e che mi aveva sconvolta era stata che in un'occasione aveva inviato un telegramma. L'aveva inviato a se stesso, nel quale aveva scritto «Arrivo domani», firmato Gisela Dester. Lui l'attende fino alla follia. Lei non arriva. Milton Caniff afferma che nel suo lavoro di narratore, di scrittore di serie, la parola più importante è meanwhile, nel frattempo. Perché una nuova storia deve sempre iniziare, anche quando quella precedente non si è ancora conclusa. Mentre lavorava con Gisela, Pratt aveva incontrato una ragazza molto giovane, Anne Fournier. Mi pare di vederlo camminare per la strada, alla fine di una strada, dove veniva ad aspettarmi quando uscivo di scuola, o alla fine di una spiaggia. Lo vedo arrivare mentre pesco in riva al mare. Veniva, passava interi pomeriggi a fotografarmi, a volte senza dire una sola parola. Nel 1959 Anne è l'eroina di Anna nella giungla. Si tratta del primo fumetto del quale scrive la sceneggiatura ed è un romanzo di formazione. In Africa due giovani passano dall'infanzia all'adolescenza. La prima volta che ho visto mio padre ridere è stata con Ugo. Pensavo che stesse per avere un infarto, tanto incontrollabile era la sua ilarità. Quando veniva da noi, Ugo si metteva a scherzare, fingendosi il telecronista di un incontro di boxe negli Stati Uniti, ad esempio, con tanto di microfono. Non ho mai riso tanto quanto ridevo con Ugo, questo è sicuro. Con Anne ha una figlia, Silvina, e un figlio, Jonas. A quel tempo Ugo non aveva lavoro. Di tanto in tanto gli affidavano una copertina da disegnare, tutto qui. A volte seduceva alcuni editori in Italia per ottenere del lavoro. Si presentava da loro e diceva: «Ho sentito dire che avete tentato di contattarmi». Non era vero, ma lui era bravo nell'inventare, nell'improvvisare. Nel 1965 si stabilisce a Venezia. Non esattamente a Venezia, bensì a Malamocco, all'estremità dell'isola del Lido, un piccolo borgo di pescatori tra la laguna e l'Adriatico. Sull'elenco telefonico compare con il nome di Simon Gertie. Pratt ha letto tutto su Simon Gertie. Simon Gertie era un irlandese scozzese vissuto in America alla fine del XVIII secolo, che si era messo contro gli indipendentisti per fare da intermediario tra gli inglesi e i nativi, tanto da trasformarsi fisicamente in un indiano. Pratt ne fa uno dei personaggi del suo fumetto Wheeling. Appena giunto in America, parte per il Brasile e poi visita la Guyana e i Caraibi. Torna e riparte. Resta per 12 giorni nella giungla del Mato Grosso, con gli indiani Xavantes che, affascinati dai movimenti delle sue mani, insistono per vederlo disegnare continuamente. Ha un figlio con un'indiana. Libero, ma non tanto quanto vorrebbe. Lo è perché è in viaggio, ma non lo è perché lavora per il Corriere dei Piccoli, come se i fumetti fossero solo per i bambini. Entra in conflitto con il caporedattore e finisce per ottenere un diritto che oggi ogni fumettista ha, che le sue tavole siano considerate di sua proprietà. Era ora. Di tutta la sua produzione antecedente gli anni 60, non è rimasto praticamente alcun originale. Per disegnare aveva bisogno di avere un ordine. Non disegnava mai per il solo piacere di farlo. Disegna quello che vedi, gli aveva detto sua nonna. Oppure filmalo per fare prima. Al Corriere dei Piccoli gli chiedono di disegnare a penna l'Isola del Tesoro di Stevenson. Un romanzo che conosce praticamente a memoria. Un giorno in Africa, quando aveva 15 anni, suo padre gli aveva regalato il libro dicendogli: «Anche tu un giorno partirai alla ricerca dell'Isola del Tesoro».
sono le ultime parole pronunciate da suo padre, o almeno le ultime che Ugo ricordi. Suo padre gli aveva detto: scopri la tua isola del tesoro. E lui: l'ho scoperta, è la mia immaginazione. A Malamocco le finestre affacciano su una terrazza che guarda verso l'orizzonte. Un giorno nel 1967 Pratt scrive questa frase: sono l'oceano Pacifico e sono il più grande di tutti. Sono le prime parole della ballata del mare salato, immediatamente seguite dal primo disegno. Florenzo Ibaldi, un uomo d'affari di Genova, gli offre il necessario per partire alla volta di questa avventura. 164 pagine, una storia che gli concede una libertà senza precedenti. Ci sentivamo più a nostro agio con Ibaldi, che gli aveva commissionato la ballata del mare salato. Ibaldi si era innamorato dei suoi disegni, li aveva trovati straordinari. E subito compare il personaggio di Corto Maltese. Un'apparizione ispirata dal film La strega rossa con John Wayne. Ma l'aspetto fisico di Corto si ispira più a Burt Lancaster. Corto non è il personaggio principale. Questo nuovo racconto di formazione parla di due giovani, Cain e Pandora, che scoprono le complessità del mondo degli adulti e del loro desiderio, mentre gli effetti della Prima Guerra Mondiale scuotono l'armonia delle isole. A quel tempo Pratt non ha ancora visitato le isole del Pacifico, eppure è sotto l'influenza della limpidezza e della trasparenza delle acque della laguna che il suo tratto si fa nitido e puro. Lavora come non ha mai lavorato prima, 8 ore al giorno, per mesi e mesi, pensando solo alla storia che sta scrivendo. Per la ballata era tutto perfetto. Non aveva alcun problema di creazione. Aveva fin troppo nella sua testa. Disegna figure le cui età cambiano, fluttuano. Pandora, preoccupata da quello che Corto è diventato, non sembra più l'adolescente che conoscevamo, ma una bambina. Senza dubbio, perché non avendo più alcun bisogno di sedurre, ridiventa quella bambina che è. Con la ballata del mare salato, Pratt cessa di illustrare per incarnare. Sono la montagna, sono l'oceano, sono quello che disegno. A cosa pensa quando il suo pennello si muove sulla tavola? A Ulisse che emerge dalle onde, mezzo annegato eppure vivo? O a suo padre e al terribile naufragio della sua vita? In tutto il mondo, rivoluzionari ventenni mettono in discussione l'autorità dei loro padri, mentre Pratt va in cerca della tomba del proprio. Un giorno nel 1969 entra in un cimitero musulmano nei pressi di Harar, in Etiopia. Scatta 2 fotografie a una lapide senza nome e le porta a casa, asserendo che lì giace Rolando Pratt. Ho chiesto molto spesso a Pratt come mai visitasse tanti cimiteri, perché era una cosa che mi sembrava strana. Poi ho capito, c'era un'atmosfera in quei cimiteri, c'era un mondo intero e per Pratt era davvero qualcosa che doveva fare. Rendeva omaggio, amava farlo. Sono stato in diversi cimiteri con lui. Tra gli altri ne abbiamo visitato uno in Canada, nel villaggio di Niagara, vicino alle cascate. Un cimitero minuscolo con 5 o 6 tombe. Ce n'era una di un indiano, Mohawk, istoriata con simboli Maasai. Aveva detto: eccola, è questa. E si è messo a parlare all'indiano. Nello stesso anno, il 1969, dà inizio alla serie Gli scorpioni del deserto, storia di soldati nel Corno d'Africa. Situazioni che suo padre aveva probabilmente vissuto. Nel gennaio del 1970 propone a Georges Rieu, il direttore di Pif Gadget, una storia nella quale Corto Maltese sarà il protagonista. Quando disegna Corto, parte sempre dagli occhi. Perché prima di fissare il lettore, Corto fissa la persona che lo disegna.
Ugo sognava di essere corto, non un eroe in cui identificarsi, bensì un amico con cui condividere avventure. Probabilmente per lui era la più compiuta espressione dell'utopia anarchico-libertaria. Pratt era un anarchico-libertario, ma sapeva che non era un'idea possibile da mettere in pratica, a meno di essere corto. A presentarlo al direttore di PIF era stato Claude Moliterni, che aveva organizzato la mostra Bande dessinée et figuration narrative al Museo delle Arti Decorative di Parigi. Lo scopo dell'esposizione? Far conoscere meglio il fumetto. Mostrare al pubblico che guarda i fumetti senza comprenderne i principi grafici, che li legge senza vederli. Sulla terrazza di Malamocco, un pomeriggio all'inizio degli anni 70, possiamo vedere Moliterni e sua moglie, Anna con un'amica, Patricia Frawley. Se davvero il lettore medio legge i fumetti senza vederli, con Corto Maltese sulle pagine di PIF Gadget questo cambierà. Cambierà perché nessuno ha mai letto o visto nulla di simile. Titoli enigmatici come Per colpa di un gabbiano e Riparleremo di gentiluomini di fortuna. Concerto in O minore per arpa e nitroglicerina. I lettori non hanno mai visto disegni che mutano in funzione degli eventi narrati, che si fanno più animati con il vivacizzarsi dell'azione. Non hanno mai visto una poesia di Rimbaud all'inizio di un fumetto. Un bambino accovacciato, pieno di tristezza, vara una barca fragile come una farfalla a maggio. Un fumetto che esibisce i propri codici, a cominciare dalle onomatopee. Un fumetto che grida, sono un fumetto. Immagini che non è possibile definire immediatamente come figurative o astratte, poiché sono contemporaneamente figurative e astratte. Un eroe funge da trait d'union tra mondi e culture diverse. In una storia di spionaggio, dei soldati sono accanto a creature leggendarie. Un ufficiale britannico agonizza sotto gli occhi dei nativi dell'Amazzonia. La commedia dell'arte compare all'interno di un episodio della Prima Guerra Mondiale. E poi, al di sopra di tutto, i silenzi. Corto è un eroe dei fumetti riflessivo e pensoso, come non ne abbiamo mai visti prima. Le brevi storie di appena 20 pagine sono costellate di pause, di respiro, tra le immagini, tra le linee. Con Corto, il fumetto scopre l'interiorità. Pratt si stabilisce a Parigi con Anne e i bambini. Vive a Parigi, ma non lascia l'appartamento a Malamocco. Soy viejo colorado, de Vincha y Lanza, mi niña soy de Matanza. Odia perdere tempo a disegnare treni o aeroplani. Di ciò si occupa il suo assistente, il veneziano Guido Fuga. La sua compagna, Mariolina, fa da modella per l'avventuriera veneziana Stevenson. La sua base era a Venezia. Era veneziano e quella città era una sorta di punto di ancoraggio per lui. Non era un viaggiatore. Viveva in vari paesi, cambiava posti, ma come spiegò lui stesso, quando viaggiava, non soggiornava mai in albergo, ma in case private. Diventava spesso un membro della famiglia e conosceva tantissime persone. Andava da una casa all'altra a dormire o a mangiare. Corto è identico. Sembra che tutti lo conoscano o vada. Non lavorava su grandi fogli di carta come la maggioranza dei fumettisti, ma su strisce di carta. Preparava le vignette e le portava con sé. Mentre impacchettava risme di strisce di carta prima di partire, gli ho detto «Perché non usi dei fogli interi?» Mi ha risposto «Provaci tu a disegnarci quando viaggi». Un aspetto straordinario di Pratt è che quando viaggiava gli piaceva pensare alle storie che avrebbe raccontato, ma non avevano niente a che fare con i luoghi che stava visitando. Nel Pacifico pensava alle storie di Gesù Joe nella neve, in Canada aveva elaborato storie ambientate in Argentina. Quando è in viaggio, presta molta attenzione alle uniformi, in particolare a quelle britanniche. Ama i profili e le silhouette, l'essenza di un volto o di un corpo riassunta in una singola linea.
Il suo modo frammentario di vedere le cose è in linea con il gusto dell'epoca. Negli anni 60 e 70 il cinema, la pittura e la letteratura sono affascinati dai frammenti. Gli piacciono i gabbiani e li disegna sempre più semplicemente. Li disegna alla velocità del loro volo. All'inizio degli anni 70, un programma televisivo in onda ogni settimana mostra dei fumettisti intenti a improvvisare, a dialogare tra loro vignetta dopo vignetta, fino a comporre una sorta di affresco. Questa volta Gir e Gigé assistono a un'esibizione firmata Pratt e Forest. In precedenza i lettori conoscevano appena i nomi dei loro eroi. Quel programma svela i nomi e i volti dei fumettisti. Come sapete, io sono un disegnatore in bianco e nero. Disegna la mano di Oberon, una mano che invade la vignetta destinata a Forest, l'autore di Barbarella. Sembra che Pratt si stia prendendo qualche libertà con lo spazio riservato al suo collega. Anche qui occupa tutto lo spazio. Chi otterrà il primo premio di quest'anno riservato al miglior fumettista? Milton Caniff. Un viaggio a New York. Per la prima volta gli autori di fumetti delle due sponde dell'Atlantico si incontrano. Per la prima volta Pratt vede Milton Caniff. E Caniff lo disegna. O meglio, disegna un bambino che lo guarda. Quindi Caniff dichiara a un giornalista italiano: «So che c'è un fumettista nel vostro paese che afferma che senza di me non avrebbe mai intrapreso questa professione. È falso perché egli possiede l'intelligenza nelle dita». Non aveva bisogno di cercare un disegno, lo vedeva in anticipo. Ad esempio, quando mi avvicinavo per vederlo lavorare con gli acquerelli, cosa che facevo perché era un vero piacere per me vederlo usare quella tecnica, iniziava di proposito a giochicchiare, a spargere colore disordinatamente e in modo incomprensibile. E successivamente collegava tutte quelle macchie facendo apparire l'immagine. Around, around, I've taken some sailing ship and I go far away from thee. Round on the sand more. Quando ho incontrato Pratt per la prima volta e gli ho mostrato i miei disegni, ero molto intimidita. Per me è stato scioccante. Was you ever dancing on the sandy floor, Venezuela, Venezuela? Ho letto La ballata del mare salato quando avevo 16 anni. Pandora per me è stato il personaggio che mi ha fatto entrare immediatamente in quel mondo, quell'adolescente a cui erano accadute delle cose incredibili nella vita. Era un po' come me, almeno a partire dal momento in cui ho conosciuto Pratt, perché ogni cosa nella mia vita è cambiata e tutte le mie decisioni e aspirazioni sono diventate qualcosa di davvero potente. Pratt è riuscito a descrivere molto bene quelli che sono i passaggi da un'età all'altra, quei momenti molto importanti che possono verificarsi in qualsiasi giorno e che cambiano la vita di una persona, cambiano tutto. Dopo il successo della Ballata del mare salato, pubblicata sotto forma di romanzo disegnato, il suo editore Casterman lancia nel 1977 una rivista destinata a rivoluzionare il mondo del fumetto. Sapevamo, anche se non eravamo in grado di spiegarlo a parole, che dopo la ballata qualcosa era cambiato per sempre. E questo ha cambiato la sua vita, così come ha cambiato quella di Casterman. Perché dopo la ballata tutti hanno iniziato a dire: chi sono gli autori capaci di produrre un'opera di questo tipo? Non c'erano. Così abbiamo riunito Tardy, Forest, Auclair, Comès, dicendo: che ne dite? Tutti hanno risposto: magnifico.
e abbiamo creato A Suivre per loro e per Hugo Pratt. Curto è presente fin dalla prima uscita di A Suivre con Curto Maltese in Siberia. Segue la pubblicazione di tutte le grandi storie di Curto, compreso il seguito degli Scorpioni del deserto. Ho visto spesso Pratt discutere i contratti ed era molto bravo. sapeva come ottenere quello che voleva, ma non lo faceva per una questione economica, lo faceva perché sapeva che un editore aveva i suoi limiti, ad esempio ottenere anticipi o del denaro per le storie nelle riviste. Era anche un modo per dimostrare a se stesso di essere riuscito nella sua professione. Non voleva un contratto che lo ingabbiasse, non voleva sentirsi intrappolato in un impegno, ma Curto non era una serie ripetitiva, ogni episodio è totalmente indipendente dagli altri. Sebbene talvolta compaiano personaggi già visti in altre storie, ad esempio Rasputin o Jack London, ma ogni volta la sceneggiatura è completamente differente. Ci si perde nei riferimenti, ma è qualcosa in cui perdersi è un piacere. Quando i lettori dicono sono storie complicate, io rispondo concedetevi il lusso di perdervi. È come un labirinto, ma non cercate l'uscita, perché potrebbe anche non esistere. C'è un messaggio in Curto Maltese? Un messaggio in Curto Maltese? Sì. C'è un messaggio, ma per quanto mi riguarda non l'ho ancora trovato. Perché quando mi trovo davanti a una tavola da disegnare, per me è un momento di solitudine. Curto Maltese mi guarda e io guardo lui. E entrambi ci ritroviamo a condividere un momento di grande intimità. E con il suo sguardo mi pare che mi dica sempre «Stai attento a quello che mi farai dire, eh?» Qual è il mio messaggio? Beh, penso che sia un messaggio di libertà, un messaggio di fantasia, un messaggio che riguarda la possibilità di vedere la vita in un modo un po' più allegro. Nel 1981 il regista Jean-Claude Gilbert filma Pratt in Etiopia per un documentario, La ballata continua. Pratt continuava a tornare nei luoghi collegati alla sua infanzia, alla sua giovinezza, agli anni della sua formazione. Vi tornava così spesso per verificare più che per scoprire. Per lui un viaggio era come mettere fine a un percorso. Nel suo film Jean-Claude Gilbert lo mostra come un eroe. Hugo Pratt! Hugo Pratt, finalmente ci rivediamo. Sì, ma troppo tardi. Domani riparto. E dove va? Lontano. Hugo Pratt diviene HP, un uomo che cammina, un avventuriero. Nel fumetto HP e Giuseppe Bergman di Milo Manara è un maestro d'avventura che guida l'eroe più giovane. Mai, in precedenza, l'autore di un fumetto era diventato il personaggio di un fumetto. Pratt recita in diversi film. Qui è al Festival del Cinema di Cannes. I fumetti fanno parte del mondo della letteratura perché, sebbene per molte persone non siano che disegnini, io li considero letteratura disegnata. Esattamente come esiste una letteratura animata che chiamiamo cinema o la letteratura pura, che è anche la scrittura. Ma c'è un altro genere di letteratura che per me ne è il culmine, e cioè la poesia. Ecco, quella è veramente arte. Adatta una frase di Cocteau a proprio uso e consumo. Io scrivo i miei disegni e disegno la mia scrittura. Un giorno scopre una villa alle porte del villaggio di Granvaux che si affaccia sul lago di Ginevra.
Nella sua casa c'erano circa 20.000 libri catalogati negli scaffali. Quello che lasciava sbalorditi era la sua cultura. Non era affatto accademica, non aveva frequentato l'università. La sua era una cultura che si era costruito da solo, sulle proprie curiosità. È vero che con l'avanzare dell'età aveva riscoperto il piacere della solitudine. E gli piaceva passare molto tempo da solo, con i suoi libri, nel suo mondo. Spesso diceva che non era un uomo solo, bensì solitario. Gli piaceva disegnare all'alba, metteva musica a volume altissimo per svegliarmi. Di solito erano dischi meravigliosi come John Coltrane o Dizzy Gillespie o altri dischi jazz che lui amava molto, ma quando vedeva che non mi alzavo era capace di mettere un disco di cornamuse scozzesi. A quel punto balzavo dal letto per spegnere lo stereo, perché era musica davvero difficile da sopportare appena sveglia. Nel 1986 Pratt è protagonista di una mostra al Grand Palais di Parigi. Per la prima volta un autore di fumetti è al centro di una retrospettiva in un luogo tanto prestigioso. Pratt diceva spesso che era felicissimo di essere riuscito a fare quello che sognava, e cioè disegnare fumetti. E a volte mi confidava: ho paura che un giorno qualcuno mi dica basta così, fine dei disegni. Adesso sei un impiegato del catasto di Venezia. Hai solo sognato di essere un fumettista. Il riconoscimento del fumetto e della cultura popolare è stato opera di una generazione, il risultato finale di un processo iniziato negli anni 60. Alcuni intellettuali come Umberto Eco e alcuni registi come Federico Fellini e Alain René avevano fatto scalpore confessando la loro passione per certi fumetti e poi, 20 anni dopo... Non si considerava un artista perché voleva davvero che il fumetto fosse riconosciuto come qualcosa di differente. Talvolta aveva l'impressione che gli autori di fumetti volessero essere riconosciuti come artisti semplicemente perché non erano sicuri della forza espressiva del fumetto. È difficile riuscire a vedere il segreto più magico del fumetto, che è la vignetta, il disegno, che è come se fosse fermo, congelato nel tempo. Corto è tradotto praticamente in tutte le lingue del mondo e le edizioni e riedizioni continuano a moltiplicarsi. Solo l'America resiste, ma Pratt si consola più o meno dicendo che le pile dei suoi album finiranno per raggiungere in altezza i grattacieli di New York. Corto diviene un'icona del fumetto. Alcune immagini sono riprodotte tanto frequentemente da far prendere al personaggio una vita propria che trascende la continuità delle storie. Corto è affascinante a causa dell'amore che ha perduto, degli incontri che ha mancato, a causa della sua improvvisa violenza, dei suoi moventi segreti, a causa della sua linea della fortuna che ha tracciato da bambino sul palmo della mano. E poi perché Corto è bello, semplicemente. Bastano poche linee per identificare il gentiluomo di fortuna. Come ogni eroe in evoluzione, Corto si trasforma in un segno. E per i lettori, l'autore oggi coincide con il suo doppio ideale, di cui traccia il ritratto come altri fanno la propria firma. Molte persone mi dicono: sei rimasto nel mondo della tua infanzia. Tanto meglio. Preferisco restarmene nel mondo dell'infanzia a fare quello che voglio, piuttosto che entrare nel mondo degli adulti, grigio e triste. E che non mi interessa affatto. Ci sono cose che mi interessa fare. E ho la possibilità, e forse il talento, per farle bene. La sua vita è stata oggetto di molte storie, tanto da trasformarlo in una specie di leggenda. Ne parla con Dominique Petitfaux, che dà vita a un libro di interviste, Il desiderio di essere inutile. Un titolo tanto leggero e tanto profondo quanto gli acquerelli del maestro. Diceva: è grazie a Corto che
posso essere libero, che posso essere indipendente. È grazie a lui che posso fare degli acquerelli. Era molto riconoscente nei confronti del suo personaggio. In Amsterdam there was a maid, mark well so what I said. In Amsterdam there was a maid and she was mistress of a trade. I go no more a-roving with you, fair maid. A-roving, a-roving, since a-roving has been my ruin. I go no more a-roving with you, fair maid. Nel 1988 inizia a disegnare Mu, l'ultima avventura di Corto. Si reca nell'isola di Pasqua alla ricerca di un'origine interna a tutte le origini. Alla ricerca di un luogo da dove tutto potesse ricominciare. Pensa a Mu da almeno 20 anni. La storia narra di Corto Maltese che va in cerca di un popolo perduto, di un continente perduto, Atlantide. E si dice che più o meno Atlantide sia scomparsa 10 o 15.000 anni prima di Cristo. Mu deve essere esistita quasi 40.000 anni prima di Cristo, almeno secondo la leggenda, e anche secondo certi codici Maya, che parlano di un enorme cataclisma universale durante il quale il continente scomparve. Disegna quello che vedi, gli diceva sua nonna, ma possiamo essere sicuri di vedere quello che vediamo, di non aggiungere ai paesaggi e alle persone la profondità dei sogni, dei ricordi e dei miti. Gli piaceva visitare i siti al mattino, molto presto, per vedere sorgere il sole. Restavamo lì 3 o 4 ore senza dire una parola. Era qualcosa di magico. Le sue principali preoccupazioni erano la memoria e risalire alle fonti. E portò il processo all'estremo, più che poteva, fino quasi a scomparire nel suo lavoro. Penso che avesse bisogno di farlo, per se stesso. Sebbene Mu sia il frutto di sogni e di un lavoro di documentazione durato 20 anni, la sceneggiatura è per lo più improvvisata e disegnata frettolosamente. In quelle tavole tratteggiate in fretta, il volto dell'eroe si fissa in una adolescenza eterna, immutabile. Pratt invecchia, ma Corto diviene più giovane. Come il signor Song, che Corto incontra nei suoi ultimi momenti, tutti devono obbedire a questo imperativo: non allontanarsi dalla fonte. Siamo arrivati? Siamo a Mu? Sì, signor Song, siete arrivato a Mu. Allora era tutto vero. L'avete trovata? Ne sono felice. Il mondo nascosto esiste davvero. Forse riuscirò a bere alla fonte dell'eterna giovinezza, perché è questo l'obiettivo ultimo, ottenere il filtro dell'eterna giovinezza. Il piacere primordiale, non c'è altro tesoro. La fonte, o l'isola. Appena intravisto, il continente perduto si disintegra in un caos di ceneri che piovono su una giunca. E se la morte fosse così? Un caos di particelle, di puntini accecanti, puntini che non formano più una linea. In quel giorno del gennaio del 1970, l'immagine di Corto torna alla mente di Pratt mentre guarda le linee dei binari fuggire. Immediatamente dopo, rivede la linea della fortuna sulla mano di Corto, la croce che ha inciso con un coltello da bambino. Un mese prima di morire, il suo ultimo acquerello. E se la sua vita, con i suoi piaceri e le migliaia di disegni eseguiti, fosse stata un sogno? Lo ripete spesso nelle sue ultime settimane. Forse non è stato lui a creare Corto Maltese. Forse è stato il marinaio di Malta a sognare il fumettista veneziano chiamato Ugo Pratt. E se Corto fosse esistito prima di lui, come Ulisse precedette Omero?